Noi come Club Forza Silvio Andria abbiamo deciso e voluto di rispondere a tutte quelle richieste di chiarimenti che ci sono pervenute dai cittadini andriesi per quanto riguarda la situazione della tassazione locale, l'IMU la TAS, quindi la variazione in bilancio delle aliquide che è avvenuta in data 31 agosto 2015 e subito dopo poi tutto quello che è successo e quello che succede nei giorni a seguire. Forza Italia in questo contesto supporta l'azione dei Club Forza Silvio che sono delle appendici del partito, lavorano quotidianamente sul territorio nazionale a supporto del partito. Oggi qui ad Andria vediamo un'iniziativa promossa dal Club Forza Silvio Andria su un tema talmente importante, quello sulle aliquote IMU e TASI del Comune di Andria. Questo è un appuntamento per offrire chiarezza e dare un'opportunità di spiegazione su quello che è accaduto e sugli scenari che si possono andare a creare. È un momento di confronto, per questo i club, come quella che è la missione del presidente Silvio Berlusconi, servono soprattutto a dare chiarezza e a supportare le istanze e i problemi quotidiani della gente. Qui quest'oggi, attraverso il supporto di alcuni tecnici importanti ed esperti della materia, cercheranno di panare e di dare un ampio ventaglio di quali sono le problematiche riguardanti gli scenari su questi temi. Oh, Forza Italia, questa è la missione che il presidente Berlusconi ci sta dando quotidianamente, anche attraverso il segretario regionale Gino Vitali, di recuperare la centralità nel popolo dei moderati, iniziare a fare politica, ma quella politica con la P maiuscola chiamata da Berlusconi, da Vitali e da tutta la squadra di Forza Italia in Puglia, la buona politica, per ritornare tra la gente, ritornare il partito guida dei moderati italiani. Stefano Chiogrosso, già componente dell'ufficio di presidenza dell'ANCI Puglia. L'ANCI è stata come associazione, come rappresentante dei comuni, parte molto attiva nella vicenda che riguarda il contenzioso che si è innescato fra i palazzi, diciamo, romani della politica e gli enti locali. Qual è lo stato dell'arte? Innanzitutto dobbiamo dire che l'ANCI sta lavorando da diversi anni per portare la pubblica amministrazione verso un obiettivo molto importante, che è quello dell'autonomia finanziaria e tributaria dei comuni. Oltre all'autonomia finanziaria, noi chiediamo anche che venga applicata un'unica imposta, che possa essere una local tax, una service tax, comunque un'unica imposta per dare semplicità e trasparenza. Nel caso di Andria e quindi di tutti quei comuni che hanno votato e che comunque non sono riusciti ad applicare le aliquote entro il 31 di luglio, l'ANCI si è mosso per chiedere una modifica in maniera tale che anche le delibere approvate dopo il 31 luglio, entro il 30 settembre, avessero validità. Tutto questo non è accaduto, si è provato anche ad inserire, ad introdurre un emendamento all'interno della legge di stabilità, ma alla fine neanche questo è stato possibile. Alla fine si prende atto con delusione, ancora una volta siamo costretti a leggere una legge di stabilità senza coraggio, che alla fine lascia gli operatori in un quadro normativo molto confuso e gli elettori cittadini, contribuenti, vengono abbandonati all'interno di una miriade di aliquote, detrazioni e agevolazioni che non lasciano ben comprendere il quadro della finanza locale, quindi allontanano i cittadini, diminuisce la credibilità delle pubbliche istituzioni, ma soprattutto quindi tutto questo produrrà un allontanamento dei cittadini e aumento probabilmente dell'evasione locale. Dottor Francesco Paparella, revisore dei conti, c'è grande confusione rispetto a questa vicenda delle delibere dei consigli comunali che a livello centrale sono state annullate, inficiate dal voto in commissione bilancio. Ma in questo momento i cittadini, secondo lei, come devono comportarsi? Ma su come devono comportarsi è una questione che ormai, diciamo, è superata, perché il termine di scadenza del versamento dei tributi è già spirato, perché è fissato al 16 dicembre. Oggi non abbiamo comunque dei dati precisi da dove poter evincere quale sia stata effettivamente la condotta tributaria tenuta al cittadino, cioè se non ha versato, se ha versato in base alle aliquote 2014, se ha versato in base alle aliquote 2015, ancorché dinanzi al TAR Puglia pende un procedimento il cui esito è, diciamo, non definito, e quindi non sappiamo in realtà il TAR Puglia cosa andrà a determinare.
è anche vero che nel momento in cui Comune di Andria risulterà soccombente, per tacita, anzi per espressa ammissione dello stesso sindaco, si provvederà ad eseguire i dovuti rimborsi ai cittadini che ne avessero diritto. Quindi occorre innanzitutto capire quale sia stata la condotta tributaria tenuta dal cittadino andriese. Dottor Vincenzo Gazzillo, ex presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Andria. Il Comune di Andria ha aumentato le aliquote relativamente all'IMU e alla TASI, ma quali sono i motivi, in sintesi, che spingono un'amministrazione comunale in genere ad aumentare le tariffe e le aliquote delle imposte? Innanzitutto non bisogna considerare e sottovalutare una crisi internazionale che sta colpendo praticamente tutti. Lo Stato italiano sta riversando sui comuni e soprattutto sui sindaci questa patto di stabilità, spending review, questa rigidità della spesa e quant'altro. Per cui i sindaci sono veramente in difficoltà. L'aumento dell'IMU della TASI è da ricercare più lontanamente nella storia, nel senso che vi sono debiti fuori bilancio che questa amministrazione ha dovuto pagare, ci sono dei trasferimenti, dei tagli erariali spaventosi, lo dirò dopo. C'è il decreto legge 35 che ha assorbito di botto 9 milioni di euro, c'è una ragione dell'evasione fiscale che non si può sottovalutare, però sull'evasione ricordiamoci che i cittadini devono fare un mea culpa. Prima di additare alcunché bisognerebbe farsi un esame di coscienza e vedere se tutti i cittadini pagano le tasse e soprattutto la TARI, che c'è veramente una evasione spaventosa. Lo Stato nel 2013 aveva detto fatelo voi, è cambiato questo sistema e con l'ultimo governo e con l'ultima legge di stabilità siamo passati a un sistema di totale trasferimento dei soldi dallo Stato ai comuni. Vi faccio un esempio, dei soldi che avete versato dell'IMU e i soldi che avete versato della TASI ad oggi si chiamano provvisori di entrata, cioè voi avete pagato in autoliquidazioni, i patronati, i commercialisti hanno fatto l'F24 e l'hanno pagato alla banca. Ad oggi di queste somme lo Stato si è già trattenuto 7 milioni di euro, cioè anziché girarlo sui conti correnti del comune se li è presi direttamente dallo Stato, perché quelle somme vanno a creare il gruzzoletto che è l'FSC, il Fondo Sperimentale Comunale, che poi lo Stato trasferisce ai comuni. Non so se mi spiego. Quindi se le è già trattenute alla fonte.